nonostante l'indice di positivizzazione sia intorno al 15%, quindi piuttosto elevato, noi abbiamo un numero estremamente ridotto di ricoveri per polmonite da Covid e questo è grazie fondamentalmente al vaccino, il vaccino che veramente ci ha protetti e continua a proteggerci. In questi giorni è iniziata la campagna per la quarta dose per le persone fragili, gli ultra 80enni e chi vive nell'RSA. Perché è così importante? Ma è importante perché andiamo a proteggere quei gruppi di persone che effettivamente rischiano di più con il Covid. Hanno completato il loro ciclo vaccinale ancora ad ottobre-novembre, ormai la loro protezione, il titolo anticorpale sicuramente sta scemando e quindi fare un'ulteriore dose adesso vuol dire incrementare la loro risposta immunitaria e quindi aumentare la loro protezione nei confronti del virus. Si va verso una quarta dose per tutti? Ancora non ci sono notizie certe, si parla di una quarta dose sopra i 60 anni, forse sopra i 50 anni. Io quello che mi auguro è che effettivamente ci sia un aggiornamento dei vaccini odierni, che si arrivi o al panvaccino, vale a dire il vaccino che funziona su tutte le varianti o comunque su una gran parte di essi. E a quel punto sarebbe una grande cosa se potesse essere anche associato al vaccino dell'influenza. Il dibattito è aperto sul prolungamento dell'obbligo delle mascherine dopo il 30 aprile. Qual è la sua posizione? Guardi, le mascherine sono uno dei presidi che più ci hanno protetto dal Covid. Io credo che, considerando la fase epidemiologica che stiamo ancora vivendo, mantenere la mascherina al chiuso sia una misura di protezione aggiuntiva, ma estremamente importante.